Torna al successo l'Ancona dopo tre sconfitte consecutive e ferma la serie positiva delle tre vittorie consecutive della Recanatese, ma quanta fatica per gli uomini di Gadda per portare a casa questi tre punti preziosi. Serviva vincere all'Ancona e questo è sicuramente un risultato importante, non era facile, dopo la disfatta di Termoli. Un successo maturato dopo appena tre minuti con il gol di Aluci che ha risolto una lunga mischia, una mischia furibonda nell'area piccola della Recanatese, alla fine il colpo vincente di Aluci dopo che i difensori della Recanatese avevano murato diverse conclusioni degli avanti biancorossi. Poi al 23esimo un'occasione per Belcastro che ha calciato direttamente sull'esterno della rete. Mentre per annotare la prima azione pericolosa della Recanatese bisogna arrivare al 43esimo con la conclusione di D'Angelo alta oltre la traversa. Incredibile l'errore di Martiniello nel recupero del primo tempo quando lanciato da un erroneo retropassaggio di Raparo si è trovato tutto solo davanti a Del Bello ma ha concluso a lato quella che poteva essere una ipoteca sui tre punti. Nella ripresa la svolta all'undicesimo della ripresa con l'espulsione di Raparo per il secondo cartellino giallo e quando tutto lasciava credere che l'Ancona è 11 contro 10 e in vantaggio per 1-0 avrebbe potuto controllare la partita più agevolmente, il riscatto della Recanatese che dopo un primo tempo su ritmi molto lenti ha alzato il proprio baricentro, è andata all'assalto, ha messo in qualche ambasce l'Ancona che ha arretrato il proprio baricentro a difesa del gol di Aluci, del prezioso gol di Aluci. Molti errori, non ci sono state grosse occasioni per la Recanatese, è incredibile poi l'errore finale di Amadori che ancora una volta tutto solo nei secondi finali del recupero davanti a Del Bello si è incartato, non è riuscito neanche a concludere facendo forse peggio di quello che aveva fatto Martiniello nel primo tempo, quindi tanti errori, una lotta corpo a corpo nel secondo tempo, tanta fatica, ma l'Ancona alla fine porta a casa tre punti tutto sommato meritati. Allora, con mister Filippi commentiamo questa sconfitta della Recanatese che interrompe la serie delle tre vittorie consecutive e questa prestazione a due volti, perché la Recanatese paradossalmente ha fatto meglio nella ripresa quando è rimasta in 10 mettendo, cioè non costruendo magari occasioni da reti concrete, però mettendo sovente in difficoltà l'Ancona che era in superiorità numerica. Sì, ma il primo tempo è stato giocato un po' uomo contro uomo a tutto campo sia dall'Ancona che da noi, poteva essere solo un episodio a sbloccare la partita come è successo. Poi nel secondo tempo anche in 11 pronti via siamo stati abbastanza bravi a spostare molto il gioco da una parte all'altra, cosa che abbiamo fatto meno nel primo tempo. E abbiamo tenuto più che altro il dominio del gioco, della palla. Poi negli ultimi 16 metri siamo stati un po' evanescenti, ma capita anche bravura dell'avversario. Però io sono contento della prestazione della squadra, sicuramente non sono contento del risultato, ma la prestazione mi fa ben sperare. Siamo con Massimo Gadda al termine di Ancona Recanatese, con l'Ancona che torna alla vittoria, era un momento veramente difficile, una partita complicata, l'Ancona ne esce con i tre punti che cercava. Sì, partita difficile, durissima, sia da preparare dopo la debacle di mercoledì, sia da giocare contro una buonissima squadra. Sono molto contento ovviamente per i tre punti, sono molto contento per i ragazzi, sono molto contento per la gente, per la società, per tutti. Credo che la vittoria ovviamente sia meritata, credo che l'Ancona sicuramente possa giocare meglio. Abbiamo lasciato a volte il pallino del gioco alla Recanatese che ha palleggiato molto, però sinceramente abbiamo rischiato veramente poco o niente. Credo che la squadra sia ritornata solida come aveva dimostrato altre volte. Abbiamo sbagliato, credo, due o tre volte il gol del 2-0 in maniera clamorosa per chiudere magari la partita. Ti rimane sempre in bilico anche se sei un uomo in più, perché dopo subentra la paura, il timore per il momento che vivi. E quindi credo che sia una vittoria veramente importantissima.